Umore diverso invece proprio per il Catanzaro. Allora coinvolgiamo anche nella nostra chiacchierata Giuseppe Mangialavori, giornalista del Giorno Rosso. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli sportivi. Buonasera, ciao, è sempre un piacere stare tra di voi. Grazie, grazie Giuseppe. E allora, parlavamo del Bari, però dobbiamo parlare anche del Catanzaro. Chiara si respira, lì si chiuda l'impresa, si sperano di agganciare il Bari in questa terza posizione, no? Oggi è stato chiaro anche Calabro, vincendo terzo posto possibile, altrimenti bisognerebbe guardarsi alle spalle. Senz'altro, mi preme dire una cosa, una premessa. Raccogliere l'eredità di Auteri è sempre cosa ardua, è cosa molto difficile per qualunque allenatore. Ne abbiamo fatto le spese noi l'anno scorso, quindi sappiamo che riprendere le fila di un discorso molto netto tatticamente di Auteri è difficile per chiunque. Quindi questi diciamo primi balbettii della squadra biancorossa sono secondo me giustificati. Il Catanzaro sicuramente credo scende in campo col suo classico 3-4-1-2. Calabro punta molto sul gruppo ed è riuscito veramente a creare un gruppo molto molto coeso. Sicuramente c'è l'entusiasmo, i risultati e la, diciamo così, e la sconfitta anche casalinga con l'Avellino non traggano in inganno, perché è stata una sconfitta determinata da orrori arbitrali, non errori, tant'è vero che mi sa tanto che anche lo stesso direttore di gara, il siciliano Rutella, abbia addirittura, si pare, abbia chiesto scusa. Però è una partita molto equilibrata tra due squadre che sono tra le big del campionato e che hanno chiuso, se ci ricordiamo, l'anno scorso la stessa gara chiuse, fu l'ultima gara dei campionati professionisti, pre-lockdown, che finì 1-1, molto equilibrata anche quella gara e mi sa tanto che lo sarà anche questa. Io ho visto il Bari anche con la Casertana, ma non trae in inganno anche la Casertana, che è una squadra corsara. Abbiamo fatto le spese anche noi a Catanzaro, non è facile affrontarla, non bisogna come dire fare riferimento sempre alla piazza per poi tastare la difficoltà o meno di una gara. Certo, Catanzaro e Bari si trovano ad avere, come dire, a lottare per la terza piazza. Io non so se vi ricordate quando ho avuto il piacere di essere intervistato da voi ad agosto, non so se ricordate, anche ad Enzo lo dissi, stiamo attenti all'Avellino di Braglia. È vero, non so è vero. Se e lo dissi perché quando parlavo anche di utilitarismo tra virgolette che mancava un po' secondo me ad Auteri, mi riferivo proprio a una continuità che forse nel Bari ha pagato a caro prezzo, perché una piazza che deve ambire al primo posto deve assolutamente essere un po' più continua, ecco. È così, sicuramente la Ternana, io ho visto la gara Ternana-Bari, la Ternana sempre, se facciamo i calcoli di quanti punti la Ternana ha conquistato in zona Cesarini, sono per praticamente, non ho fatto i calcoli, ma saranno veramente tanta roba, 15-16 punti, che sono poi determinanti e come dire evidenziano anche lo spirito di questa squadra che vola. È così, meritata. Enzo, vengo da te. Innanzitutto saluto il mio amico Giuseppe. Ciao, un abbraccio. Poi diciamo, è vero che la Ternana alcune partite le ha risolte alla fine, ma anche quella è una qualità. Io credo che la Ternana sia assolutamente la squadra più forte del campionato per valori anche morali. Oltre che tecnici e squadra, non c'è niente da fare. L'ha dimostrato proprio il Bari, perché in quella partita il Bari era andato in vantaggio, ma stava giocando una partita dal suo punto di vista eccezionale. La Ternana, senza far nulla di eccezionale,
la ribaltata, quindi questo la dice lunga sulla forza di questa squadra. Il Catanzaro è una squadra che, insomma, quando l'ho vista a Bari non mi ha fatto una grandissima impressione, devo dirti la verità, perché il Bari passò in vantaggio con Antenucci. Catanzaro mi sembra una squadra un po' piatta, sai, quelle squadre che giocano discretamente al calcio ma che non sono mai pericolose. È cambiato qualcosa nel frattempo? Assolutamente sì, poi è una squadra un po', come dire, imprevedibile, anche per chi la osserva da, come dire, per noi che lo osserviamo, io la seguo sempre praticamente, non perdo mai un millesimo di secondo di una gara, ma dipende da come affronta l'avversario. Noi siamo stati, penso, i primi e gli unici a battere la Ternana finora, perché se la squadra e soprattutto, come dire, i due perni della squadra, che sono Corapi e Carlini, vengono messi in grado, insomma, da parte dell'avversario di giostrare al loro piacimento, mi sa che è difficile per qualsiasi squadra incontri il Catanzaro. E per questo dico, domani è una partita da tripla, perché anche il Catanzaro ha nelle proprie fila attaccanti di provata esperienza, come Vacuo, come lo stesso Di Massimo, anche se non è di provata esperienza, però è un giovane che fa molto movimento lì davanti. Infatti, insieme a Curiale, generalmente occupa le due caselle d'attacco. Poi Calabro è un allenatore, è un lavoratore veramente molto, molto, come dire, stacanovista. E quindi, oltre a tenere al gruppo, vede molto la condizione fisica, guarda molto alla condizione e agli allenamenti. Non ci sono dei punti fermi, dei titolari fissi, tranne ovviamente qualcuno che ovviamente da molto tempo. Come ripeto, Corapi, Carlini, ma ultimamente anche in attacco lo stesso Di Massimo e Curiale sono inamovibili. Giuseppe, facciamo così, perché il tempo corre. Allora andiamo da Michele Torofiglio, anche per ipotizzare il possibile 11 del Catanzaro, prima di salutarci, così lo commentiamo insieme. Michele. Sì, situazione differente per mister Calabro rispetto a Carrera, perché ha solamente un giocatore indisponibile, ovvero Risolo squalificato. Noi abbiamo ipotizzato un 3-4-1-2 con Di Gennaro in porta, in difesa Fazio, Martinelli e Scognamillo, a centrocampo Garufo, Corapi, Verna e Porcino, e poi Carlini, trequartista, a supporto delle due punte che sono Curiale e Di Massimo. Allora la mia domanda è, Giuseppe, quanto ci abbiamo preso secondo le tue informazioni? Secondo me ci avete preso il 100%, cioè proprio siete stati bravissimi, proprio hai, come dire, ripetuto quello che ho anticipato io poc'anzi, ripeto in corso d'opera. Vabbè, caro figlio, sono sentito con te prima, abbiamo capito il fatto, sei sentito, caro figlio. Diciamo sì, ci avete scoperti, avanti, lo dobbiamo ammettere. No, ma comunque bravissimi, perché questo, diciamo, è lo schema utilizzato. Poi sulle fasce Porcino, che è stato inserito, ecco, con Scognamillo, sono due, diciamo, degli arrivi del mercato di riparazione che hanno conquistato, diciamo così, un posto fisso. Sicuramente ci sarà molto da stare attenti anche alle difese, per come si piazzeranno, perché diciamo che sia il Bari che il Catanzaro, per quanto con schieramenti diversi, io ho visto, hanno molto spesso il vizio, passatemi il termine, in fase di possesso, di lasciare un po' la difesa un po' troppo alta. E spesso entrambe le formazioni potrebbero pagarlo a seconda di chi si troveranno di fronte, insomma, degli attaccanti, delle ali, se sulle fasce. Io ho osservato anche la partita con la Casertana, cioè Frattali è stato un eroe, che alla fine il Bari ha rischiato anche di perdere la partita. E per quanto anche Nucci ha avuto un'occasionissima, però, come si dice, gol fallito, gol subito, poi si rischiava anche di perdere. La Serie C è una categoria particolare, e noi
purtroppo, dico purtroppo perché il Catanzaro la sta frequentando, secondo me, anche troppo, particolare. Noi abbiamo una proprietà, si è parlato prima di proprietà, di casa, perché di Catanzaro, il nostro imprenditore, un importantissimo e fortissimo economicamente imprenditore, che è Floriano Noto, ma molto spesso, come dire, il budget investito non è proporzionale ai risultati avuti. Sicuramente c'è bisogno di pianificazione, secondo me, e di costruzione, perché non è che se compri tutti i campioni in Serie C fanno gruppo e poi vanno in Serie B. È tanto difficile che chi va in Serie B poi subito va in Serie A, perché creano un'ossatura di squadra così forte che vincono direttamente la È Serie B. così, Giuseppe, dobbiamo correre. Io ti ringrazio davvero per questa chiacchierata e per averci presentato il Catanzaro a domani, no, per la sfida sul campo. Un grazie a Giuseppe Mangialavoro per Grazie a questa voi, bella siete chiacchierata. sempre gentilissimi. Un saluto a tutti. Ciao, Grazie, ciao grazie a voi. Giuseppe.